Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Santa Colomba di Benevento. Dovrebbe essere, deve essere l'ultima partita casalinga del Benevento stagione 2001-2002. La sfida tra i Sanniti e l'Aquila, valevole per la 33esima giornata, 16esima di ritorno del campionato di Serie C1 Girone B. Penultimo atto di questa stagione con le due formazioni, sia il Benevento sia l'Aquila, che cercano i punti per tirarsi fuori definitivamente dalla zona a rischio della classifica. Sta sicuramente meglio la squadra abruzzese, che è all'undicesimo posto con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, 30 gol fatti e 43 subiti. Sta un po' peggio il Benevento, che è tredicesimo con 39 punti, 10 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte, 27 gol fatti e 36 subiti. Dunque la squadra, mentre la squadra dell'Aquila potrebbe anche accontentarsi di un pareggio qui al Santa Colomba, il Benevento deve necessariamente andare a caccia dell'intera posta in palio, dei tre punti, per poi poter affidarsi ai risultati che giungano dagli altri campi. Le due squadre sono già al centro del campo, pronte a dare vita a questo incontro che sarà arbitrato dal signor Massimo Daguanno di Marsala, 33 anni, al terzo anno tra i professionisti. A collaborare con lui saranno gli assistenti Ignazio Cacudi di Lecce e Luca De Benedictis di Bari. Svelato anche il mistero di questo minuto di raccoglimento alla memoria di un giocatore del Fiene, squadra di Serie C2, che in settimana è morto in un incidente stradale, quindi la Lega di Serie C ha voluto onorarlo con questo momento di riflessione su tutti i campi. La gara ha avuto inizio, andiamo subito a leggere le formazioni. Il Benevento schiera Emiliano Dei, Tommaso Dei e Galliano, Matrecano, Pittilino e Colletto, Iezzi, Die, Di Nardo, Manni e Piemonte. In panchina con Romignani ci sono Izzo, Monetta, Localzo, Mastrolilli, Luisi, Barriale e Salzano. L'Aquila risponde con Sassanelli, Drago e Grossi, Tatomir, Ola e Vincioni, Montasser, Russo, Cecchini, Battaglia e Accuso. In panchina con mister Gentilini ci sono Greco, Marinelli, Dieter Lizzi, Gambadori, Di Simone, Tega e Fidallè. Come detto, l'arbitro della partita è Daguanno di Marsala, assistito da Cacuti di Lecce e De Benedictis di Bari.